per Bartale. Eccole qua. Tutte qua. Ma siamo. Che mani grandi anche quest'oggi. Tantissime buonasera. Mani. Buonasera, buonasera. Belmiro. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Marco Consoli. Buonasera, buonasera. Pier. Buonasera. Colangelo. Il nostro angelo. Abbiamo fatto un mashup tra nome e cognome. Assolutamente sì. Succede. Nuova puntata di Bar Talent. Nuova puntata di Bar Talent e puntata specialissima perché appunto è la puntata di presentazione della compilation Bar Talent 13. La compilation è arrivata, i ragazzi, maggior parte dei ragazzi ce l'ha già in mano, insomma la stiamo già ascoltando. Oggi esatto. Ascolteremo un bel po' di pezzi della compilation Bar Talent e vogliamo iniziare con colui che ha creato Bar Talent, colui che ha creato la compilation Bar Talent, Marco Consoli. Insomma, che dire, sto usando non in questi giorni. Baffi, non puoi ridere sotto i baffi. Hai visto che ho messo la cravatta verde? Sì, sì, in onore, esatto, bella, perché visto sì. Che l'anno verde, Bar Talent 13, l'anno verde. E quindi, cosa dire, la parola che sto usando spesso è proprio orgoglio. Orgoglio perché veramente siamo riusciti a fare un capolavoro, un miracolo, poi ve lo racconteremo appunto durante tutta la puntata. E tantissime sono le persone che hanno dato l'anima per questo progetto e il risultato è veramente di una qualità pazzesca, incredibile. Credo che sia un progetto unico, ma non solo in Trentino, proprio in Italia, perché riuscire a realizzare una compilation con tutti questi interpreti, con questi compositori, autori di tutta Italia, e poi li citeremo uno per uno, è veramente un risultato incredibile. Quindi sono felicissimo di più. Io direi di iniziare a citarli perché sono tantissimi, per cui io Io voglio... aspetterei un pochino perché c'è perché c'è posta per te. Buona tarde. Sì, pronto? 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 Hello? Pronto? C'è una telefonata ma noi non sentiamo niente. Pronto? Hello? Che dici? Ci riproviamo fra poco, Anna? Sì. È una telefonata che arriva da molto lontano. Da molto lontano. Vabbè. Andiamo avanti con la puntata. Adesso mi accerto della presenza di questa parte del cavo. Torno subito. Va bene. Intanto noi appunto iniziamo a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato e contribuito appunto attivamente alla creazione di questa compilation. Io inizierei dai compositori: Giuseppe Tassoni, Pierluigi Colangelo, Carmelo Piraino, Antonio Cappiello, Francesco Camin, Andrea Porceddu, Stefano Iuso, Martina Manfredi, Roberto Lafauci e Nick Casciaro. Marco, vai con gli autori? Sì, Pierluigi Colangelo, Carmelo Piraino, Fabrizio Sparta, Christine Noels, Andrea Porceddu e Nick Casciaro. Gli arrangiatori e mix: Giuseppe Tassoni, Roberto Lafauci, Pierluigi Colangelo, Easy Music, Antonio Cappiello, Andrea Porceddu, Andrea Gorga, Giorgio Parisi, Guido Fioravanti e Nick Casciaro. Per cui, come avete potuto notare, una squadra davvero immensa per portare avanti fino alla fine questo progetto grandioso che ha unito tutta l'Italia, perché appunto abbiamo persone, adesso è qua con noi Pierluigi Colangelo, dalla Sicilia fino a Torino, giusto? Sì, sì. Quindi sì. Autori di tutta Italia, sparsi per tutta Italia, e anche interpreti. Degli interpreti parleremo fra pochissimo. Anzi no, possiamo anche iniziare a parlare delle canzoni della compilation, giusto? Sì, io direi oggi facciamo un percorso proprio per la compilation, quindi dividiamo la puntata in quattro parti e nella prima parte faremo così un escurso sui primi quattro brani. Pier, vuoi così raccontarci velocemente e così le prime quattro tracce, poi ne ascolteremo una per ogni parte. Certo, allora... Il primo brano, d'apertura della compilation, è stato affidato a Nicoletta Nuca, che ne ha fatto un'interpretazione impeccabile, e si chiama Se mi ami mi aspetti. È un classico brano d'amore, ma al contempo è anche molto attuale, perché nella nostra epoca, sai, spesso le coppie sono costrette a dividersi per cercare nuove opportunità, ma è come al giorno d'oggi gli amori possono essere a distanza, e questa canzone, con i suoi tempi dilatati e le sue melodie romantiche, vuole un po' simboleggiare questa cosa dell'amore a distanza. Passiamo da un pezzo appunto di Nicoletta Nuca, che appunto, come dici te, è molto attuale, a un pezzo cantautorale, Mio bel cantautore. Ci puoi raccontare un pochino di questo pezzo? Allora, il pezzo che è stato scritto dal carissimo amico Carmelo Piraino di Palermo parla di questa ragazza che nella propria stanza vede un poster del cantautore e lo ama in una certa misura, però è forse ancora troppo piccola e ingenua per poter capire perché lo ami. Diciamo che è solo una sorta di venerazione, quella che può avere un adolescente. Il brano è stato benissimo interpretato da Elena Di Marino e l'arrangiamento è stato fatto da Roberto Lafauci, è fatto veramente un bel lavoro, il mix e mastering di Alessandro Battisti.
Diciamo che passiamo dal cantautorato a un brano super super easy, tranquillo e quasi che ricorda il surf, come colui che l'ha scritto, Nick Cashara, appunto, il brano è Dimenticare. Dimenticare è una bellissima canzone, molto fresca, ricalca una certa musica pop italiana e Nick Cashara, noi autori per esempio, in questo caso, abbiamo reputato di fargli tenere un suo pezzo, perché è un personaggio con una sua personalità già delineata, quindi avevamo paura di fare degli errori a scrivere per lui, gli abbiamo chiesto quale fosse il suo repertorio e il risultato è Dimenticare, che secondo me è una canzone bella e fresca. E ricordiamo che Nick domani sarà in puntata ad Amici e quindi praticamente domani tutti incollati alla televisione, perché vedremo Nick che entra di fatto nella scuola di Amici, quindi saremo tutti lì a tifare, a urlare e anche a piangere. A partire dalle 14.10, canale 10. 5, tutti esatto. Incollati alla TV. Ma ora qui a Radio Dolomiti, dai! Ora qui? Lo ascoltiamo subito? Ascoltiamo subito. Allora ascoltiamo dai. Nick Cashara, secondo classificato Var Talent 13. Qualcuno mi ha detto, con il tempo passerà. Eppure sto qui nella mia stanza e penso a noi, a quello che è stato, che ora è tutto finito e mi illudo di rivederti ancora qui. Vorrei solo dirti che io resto qui, non me ne vado senza te, non questa volta, non voglio rinunciare ad un sentimento che mi esplode dal cuore. Sarebbe meglio andare oltre, provare a vivere, ma se chiudo gli occhi un attimo penso ancora a te, a quelle sere troppo freddi, fra sogni e realtà, alle carezze e baci dolci, alla nostra passione. Accorgo che dopo tutto il tempo va, passa inesorabile, sono solo io, siamo solo noi a non andare avanti. Sai perché? Com'è naturale che la pioggia cada, così io amo te e con la pioggia io mi lavo, ma cade come lacrime ghiacciate che penetrano lì nel mio cuore e mi sento soffocare dentro ad un globo che mi sono costruito da solo ed è indistruttibile e vorrei solo tu mi stringessi con le braccia intorno al collo e guardandomi dicessi che sono un brutto sogno. Dimenticare, la voce di Nick Cashara qui su Radio Dolomiti in Var Talent 13 dalla compilation. Anteprima direttamente dalla compilation Var Talent 13 e partiamo subito col racconto del quarto pezzo che si apre una porta. È un brano la cui musica è stata scritta da Francesco Camin, nuova leva cantautoriale del quale siamo molto orgogliosi. Le parole le ho scritte io e la sua musica mi ha ispirato la colonna sonora ideale per accompagnare quei momenti di tristezza che seguono un po' al ritorno da un viaggio, no? Un'esperienza del genere. Si chiama Si apre una porta. Anna Giorgi. Anna Giorgi. Anna Giorgi ha dato una freschezza perché è un interprete giovane che ha una bella voce e ha saputo dare una bella interpretazione. Passiamo a Senza Fate. Senza Fate è appunto un brano scritto da Carmelo Piraino. Ecco, questo è un brano invece che ha cantato la nostra Crystal Tisi. È stato pensato per una ragazza più matura, ma Crystal, nonostante la sua giovane età, penso che sia stata all'altezza come maturità nell'interpretazione di questo pezzo, molto profondo. Un altro pezzo profondo è L'incontro. Ci puoi raccontare brevemente? L'incontro è una canzone scritta da Tassoni per quanto riguarda la musica e da me per quanto riguarda il testo. Un brano molto ansiogeno, parla di un incontro, non è un incontro qualsiasi, è quello tra due persone che devono decidere il futuro della propria vita sentimentale. Allora, a questo punto io direi di fermarci qua e, anziché parlare di Sei Unico, ascoltiamola direttamente qui a Radio Dolomiti, canta Luisa Enrique Belmiro, Sei Unico, compilation Var Talent 13. Tu, che sei magico, sempre farai tutto per noi. Tu,
che sai subito quello che ha senso per me. Sai donarmi la serenità, la leggerezza che mi dà, e se sto qui con te è perché tutto è bellissimo, perché sei unico, sveglio ed ironico, e in ogni attimo pensi a me, in te si fondono come in un atomo tutte le buone qualità. Tu sei simpatico e quando son giù tu tirami su, perché sorridere, ridere è la cosa più bella che c'è, e se sto qui con te è perché tutto è bellissimo, perché sei unico, sveglio ed ironico, e in ogni attimo pensi a me, in te si fondono come in un atomo tutte le buone qualità. Proprio così, sei unico, sei unico, Luis. Ma grazie, Anna, sono emozionato. Sei sono emozionato? Il mio primo no, inedito. Pronto? Oi, è a nonna. Ciao nonna, ecco. Ma perché mi fate queste cose? Meus parabéns para vocês todos aí. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês. Obrigado, obrigado. Faccio la traduzione, anche se ha fatto i complimenti a tutti perché le canzoni sono meravigliose, il programma è meraviglioso, la nonna mi chiama dal Brasile e quindi sono emozionato, mi fa piangere. Buonasera! Sempre fanno sempre chorar, gente, né? Non vali, eh? Non tá certo isso não. Tutti buoni, tutti buoni. Abraço para todo mundo. Um abração para vocês também. Um abraço a tutti que te seguono dal Brasile. Um forte abraço. Tá ci bom. Vediamo a dezembro tô aí para Natal, festa, todo mundo junto. Um tá forte bom. Abraço a tutti. Beijo para todo mundo aí. Um beijão. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Beijo, beijo, mamma mia. Beijo, beijo. Ma chi è che l'ha combinata questa? Chi è che l'ha inventata sta storia di chiamare dal Brasile? No, non vale. Vabbè. Che dici, Anna? Io ho bisogno di qualche minuto. Sì, hai bisogno di qualche a questo minuto, punto andiamo me. In pubblicità perché devo bere un po' d'acqua. Fantastico. Ritorniamo dopo con Compilation Bar Talent e quant'altro. Mani al cielo per Vartale. Tutte qua, tutte quante qua. Quante sorprese, la lacrimuccia. Sono più tranquilla sera. Adesso. Ma perché sta storia di far sorprese? Io ho detto, vabbè, oggi non c'è, non devo preoccuparmi. Sti e cavoli. La sorpresa era per a me, proprio a me l'hanno fatta. Però bello, perché stiamo era da un po' che non sentivo la nonna. La compilation di Vartale. Sì, assolutamente. Continuiamo col racconto dei pezzi. Ma ricordiamo un attimo, sempre abbiamo detto la parte del team, sempre partiti appunto dai compositori, autori, però ricordiamo appunto i produttori che siamo io e Luis di questa compilation, direttore artistico che è sottoscritto, l'editore grandissimo Gulliver Studio Alex Carlin e naturalmente qua Pier, questo è il tuo campo, curatore della compilation, e Pierluigi Colangelo e Luis Enrique Belmiro naturalmente, e poi li stiamo ricordando mano a mano naturalmente tutti gli interpreti o cantautori, e in ordine alfabetico Andrea Faccenda, Andrea Porceddu, Anna Giorgi featuring Francesco Camin, Antonio Cappiello, Cristiano Consolati, Elena Di Marino, Francesca De Bracco, Chris Altisi, Luis Enrique Belmiro, Nick Casciaro, Nicoletta Nuca e Simone Panessa e Sofia Cristoforetti. Vogliamo ricordare anche Alessandro Battisti che ci ha appunto accolto nello studio di Gulliver Studio e ha gestito tutte quelle che sono le registrazioni voce di questa compilation. Esattamente. Quindi ricordiamo anche i fotografi di Matteo De Stefano, la grafica Martina Malpaga e ricordiamo velocemente, ci sono delle special guests, giusto? E alcune le chitarre di alcuni brani, di due brani, magari Pier ce lo ricordi. Certo, sono state le chitarre dei brani di Tassoni. Esatto. Io ho scritto il testo, sono state suonate da Nicola Oliva, che è un suo caro amico e che è il chitarrista attuale di Laura Pausini.
quindi ecco, all'interno della compilation trovate anche l'audiva e eccellenze della musica italiana. Ma continuiamo a raccontare quelli che sono i pezzi della compilation. Partiamo con il pezzo 8, che è Tradimento, cantato da Simone Paonessa. Allora, Tradimento è un brano di cui io sono sia compositore che autore. Il tema è chiaro, è quello del tradimento, visto secondo due stati emotivi. Il primo molto tranquillo, quasi di abbattimento. Il secondo, quando arriva il ritornello, rock e graffiante. Da un tradimento a un amore platonico, a un amore che appunto non riesce a vedere una via d'uscita. La mia piccola età, Francesca De Braco. Ecco, un altro brano dell'amico palermitano Carmelo Piraino, che riesce a essere cucito bene addosso al personaggio che lo canta, Francesca De Braco. La mia piccola età è una ragazza che si appresta a diventare grande, e devo dire che Francesca, come interpretazione, ha saputo rendere questo effetto, insomma. Passiamo dall'amore a qualcos'altro che ci fa appunto impazzire, che è la Vertigine. Vertigine è uno dei miei brani preferiti in assoluto. Bomba. È stato scritto da Stefano Iuse e da Fabrizio Sparta, e benissimo interpretato da Cristiano Consolati. È un brano, diciamo, che non è proprio il pop solito della compilation o il pop, diciamo, nazionale popolare. È molto europeo, molto subsonica, direi. Chi l'ha arrangiato è di Torino e ha saputo rispettare quel mondo di suoni. E per parlare di internazionale, appunto, di europeo, passiamo dall'Europa agli Stati Uniti, perché appunto abbiamo un testo scritto da Christine Noels, che è una scrittrice canadese, e è cantata da Antonio Capiello, Back in Time. Back in Time è un brano molto moderno e scritto bene. Non ha collaborato direttamente il mio team d'autori, ma abbiamo valutato il brano che ci aveva mandato, ci è sembrato un ottimo lavoro, certo. Nonostante sia in inglese, ne valsa la pena, insomma, valorizza bene l'interprete, direi. Perfetto, perfetto. Allora, io direi che, anziché parlare di Fai di me ciò che vuoi, ascoltiamo un pezzo cantato da Nicoletta Nuca, vincitrice Var Talent 13, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Fai di me ciò che vuoi. Fai di me ciò che vuoi. Io mi sento così solo ormai, e ferita nella dignità, dignità. Solo sbagli e solo errori miei, che mi bruciano nell'anima, anima. E le tue risposte, e le tue proposte, continuiamo tanto prima o poi, perderai la stima verso me. Non c'è stata mai, ma fingevi prontamente di sì, poi c'è quello che sei, e ti ho tradito. L'ossessione della vita mia, vita mia. Nel passato ho sbagliato, ma ho imparato poco, niente da, niente da. Queste mie esperienze, e non ho speranze. Persa anche sta opportunità, non sarà mai più la stessa. Cosa senza di te? La persona giusta e vera che sei, tu non meriterai gli sbagli miei. Nicoletta Nuca qui nella puntata odierna di Var Talent, alla scoperta della compilation Var Talent 13. Eh sì, stiamo arrivando alla fine della nostra compilation, quindi gli ultimi tre pezzi, e vogliamo raccontare Il calore? Allora, Andrea Porceddu ha scritto questo brano e l'ha anche arrangiato. Devo dire che io ammiro molto i ragazzi, gli interpreti che fanno tutto da sé e riescono ad avere un buon risultato. Quindi anche per lui non ci siamo occupati come team di autori, perché aveva già un suo mondo e un suo linguaggio, e quindi sarete curiosi, immagino, di ascoltare Il calore.
Invece, diversamente per Andrea Facenda, avete appunto contribuito tutta la squadra per la creazione di Ogni Ora Che Ho. Questo è stato un pezzo che hanno scritto a sei mani Iuso Manfredi, Martina Manfredi, un'altra compositrice per quanto riguarda la musica, e Iuso e Sparta per quanto riguarda il testo. Canzone molto toccante. Molto. E Andrea dà prova di avere una grande voce in questo caso. L'abbiamo sentita settimana scorsa, non è, in anteprima. Sì. Non è facile arrivare dove arriva lui, è una canzone che vi colpirà, ecco, di una grande emotività, insomma. Un'altra canzone importantissima per la compilation VAR Talent è Vita, la canzone di gruppo dei ragazzi di VAR Talent. Beh, è inutile dire che siamo orgogliosissimi tutti, credo, di questa canzone. Io non sono autore di questo brano, sono sempre gli amici. Assolutamente, è un brano bomba, un brano meraviglioso che poi racchiude le voci di tutti i ragazzi, quindi per noi è un brano allora, da brividi. Non ne parliamo più, parliamo di After All invece. La bonus track di Nicoletta Nuca. Beh, direi che qua siamo nel genere pop dance, un brano bellissimo. È un problema ascoltarlo in macchina, ragazzi, perché questo qui ti fa spingere il pedale dell'acceleratore anche a 180-190, perché quindi è molto, attenzione, molto pompata come musica. Chiudiamo con la dance. Quindi questa bonus track fantastica della vincitrice VAR Talent 13, Nicoletta Nuca. Prima di ascoltare appunto la canzone di gruppo, Marco Consi vuole ricordare due cose. Sì, ricordiamo appunto che la compilation sarà in vendita nei negozi, in attualmente di dischi, è già al Del Marco, Leonardelli, al Biagi di Arco e di Borgo. E quindi, e poi naturalmente informatevi sui nostri social e vi diremo, ecco, esattamente dove e poterla trovare. E potrebbe essere anche un ottimo regalo per Natale. Bel regalo di è Natale. È il più bel regalo, Anna, il più bel regalo. Ricordiamo anche che il 3 dicembre alle ore 19 abbiamo il party ufficiale della compilation VAR Talent 13 al Mojito Café Lounge Bar, quindi saremo tutti lì in una grande festa, certo, tutti gli amici di VAR Talent, i fan, i cantanti, sarà davvero una bellissima festa. Marco, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, io direi che chiudiamo, ecco, questo momento magico e fra l'altro chiudiamo anche di fatto questa avventura che è durata un anno e ha VAR Talent on Radio Dolomiti, e ci vedremo l'anno prossimo naturalmente, perché questa è l'ultima puntata, siamo arrivati a 35 puntate, 35. Siamo partiti a febbraio, siamo andati avanti tutto l'anno, e un ringraziamento, un abbraccio grandissimo ad Anna naturalmente, che è stata meravigliosa, al direttore. Baci, Anna. A tutta Radio Dolomiti che ci ha accolto veramente a braccia aperte, ha accolto questa finestra sul talento, ecco, ha dato questa finestra sul talento, e è stata un'occasione meravigliosa appunto per i ragazzi per potersi presentare e raccontare. E comunque non pensate sia finita qua, perché noi torniamo a gennaio, che sia chiaro. E io non piango proprio per questo. Ecco, anche perché stiamo poco lontani, Anna. Sì, fra poco torniamo, fra poco torniamo, non preoccupatevi. Il tempo di andare in Brasile, per certo, fare un po' di vacanze. Vedere la nonna, se no. Sì. Guai. Che dire, chiudiamo questa fantastica puntata, chiudiamo questa fantastica Thank stagione. Thank you very much. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Pierluigi Colangelo. Grazie a voi. Che è qui presente in studio. A Luis. Grazie. Marco Consoli. Grazie Anna, grazie. Quest'oggi con una cravatta ben augurante, con i colori, varie tonalità del verde. Porta fortuna. Grazie a tutti, quindi sulle mani per VAR Talent, alla prossima. E ci ascoltiamo la canzone di gruppo Vita. Vita. Vita per tutti. E vita, ci salutiamo qui. Ciao. Vita senza paura. Vita che si consuma. Vita senza una scusa. Vita è un po' di fortuna, cosa vuoi da me vita, vinci senza partita, come a dadi, scuoti la mano, li lanci in aria più lontano. Senza guardare.
zaino da cassiera. Se non giochi è finita. Mira, è un gioco a dadi la vita. È un muro fatto di pietra. Un sogno senza una meta. Gioco ancora un po'.